Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Allora gente, nella scorsa puntata finalmente siamo riusciti a fare quella cavolo di missione dell'Inquisitore Draken. Ce l'abbiamo fatta, grazie ancora a tutti quelli che mi hanno dato consigli e che mi hanno consentito di sviluppare un personaggio molto più potente di prima e molto più adeguato. In effetti stavo giocando male. E quindi grazie a tutti e soprattutto a Destro che mi ha dato i consigli più precisi sull'utilizzo della Grav Gun e sulla build del personaggio. Davvero, davvero grazie, è stato davvero molto apprezzato e utilissimo. Allora, al momento siamo a livello 595 e il prossimo e la prossima missione si tratta di esplorare la cattedrale che abbiamo visto essere sul pianeta che dovrebbe essere il luogo in cui le vestigia di Uther Tiberius si trovano. Ora, io direi, senza ulteriori indugi, perché abbiamo fatto tutto, di andarci. Vai! Ma che razza di pianeta è? Anoli Cathedral, Nereus System 925. Mamma mia. Ok, allora, la cattedrale vietata, cioè tipo bandita. Allora, ho tied up the loose ends, cioè unito i margini laschi con l'Inquisitore Draken, così è letteralmente, ma mi sa che è un modo di dire. Cioè, sono venuto a capo di qualcosa con l'Inquisitore Draken. Ho imparato che ha rimosso le vestigia di Uther Tiberius dalla sua tomba e ha preso e ha portato tutto in un posto segreto molto più sicuro. Se tutto va secondo i piani, potrei riuscire a ottenere la rosette inquisitoriale di Uther e ritornare velocemente alla Martyr. Allora, anche se nella mia professione gli eventi tendono a non seguire i piani così in maniera precisa, effettivamente. Quindi, sì, manco per il cavolo. Sì, impossible, 903. Manco per il cavolo. Andiamo. Che pianeta inquietante. Qualcosa mi dice che ci stiamo un po' avvicinando alla fine del gioco, ma potrei anche sbagliarmi, effettivamente. È solo una sensazione, ma non è detto affatto che sia quella giusta. Inquisitor, we see signs of recent struggle everywhere. Whatever this place is, it has been ravaged by chaos recently. The hostiles must still be here. Tanto per cambiare ci sono segni del caos, ok. Insomma, ci ha semplicemente detto che è il caso di aspettarci resistenza, infatti, puntualmente. Che bella cosa, ragazzi, cioè veramente una figata. Oh, forse sono andato troppo avanti, aspetta. Opla. Ok, campione della Black Legion, eh? Oh. Molto bene. Oh, plasma cannon. Chi c'è qui? Oh, un altro. Ah, ecco, sì, appunto. Grazie. Vabbè, me li becco questi. Tanto poi c'ho il tempo di ricaricare la vita. Sì, effettivamente è una figata. Questa abilità, veramente tanto. Che non solo, cioè colpisce ad aria, quindi colpisce anche dietro le barricate, che figo.
allora, qui ci sono supplies, quindi aspetta. Ah, comunque questi sono Marine della Black Legion, ragazzi, un altro capitolo di Marine traditori. Also, it is right in the vicinity of a warp anomaly, which shelters the cathedral from any psychic divination. A clever hiding place. In other words, it is one of the most well-hidden reliquaries in the sector. Indeed. It could also mean that Uther's followers have considerable influence in the Conclave. Allora, praticamente ci ha appena detto che stanno veramente dalla nave, stanno facendo veramente fatica a distanziarsi dalle anomalie del warp che stanno riscontrando essere presenti nella zona. Ed effettivamente non si riescono a spiegare che diavolo di posto sia. In buona sostanza c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di molto strano. È un posto troppo strano, troppo ben difeso, troppo... Ah, grazie. Perfetto. Questa grav gun la sto adorando comunque. Kill the heretic. Ok, ah, lì c'è qualcuno di grosso. Allora, ecco che arriva un altro marine. Ok, ripuliamo da quelli più piccolini di nemici intanto. Fighissimo. E adesso questo qua, andiamo qua. Wow. Ok. Non si muove da lì questo, vero? Forse è il caso di seccare prima queste, va. Ok. Andato. Bene, un attimino di pazienza che ricarichiamo tutto. Perfetto. Come è messo qua? Ah, vabbè, sì, non è conosciuta. Un segnale imperiale. Segnale imperiale di un membro dell'ecclesiarchia qui dentro? Oh cavolo. Ops. Grazie. Secchiamo questi che sono fastidiosi un bel po'. Ok. Bene. Burn!
Un attimo di pazienza. La fonte del segnale è qui. Qui c'è un corpo. Ok, allora, supply. Possiamo utilizzarle tranquillamente. Caricare. Corpo. Allora, Ragnar Winter. Che diavolo? Era una criptazione di qualcosa che abbiamo detto noi? Davvero? Ma non sto capendo molto in questo momento. Che diavolo di posto è? Oh, fastidioso, eh? Basta. Continuiamo a muoverci, non sono sicuro di andare nella direzione giusta, ma non c'è modo di saperlo, temo. Stanno venendo da questa parte questi? Forse sì, vabbè. Molto bene, no, qua c'erano due attenzione. Allora, praticamente la comunicazione criptata di prima dice che praticamente tutto il personale armato è morto. La situazione su qui è critica e tutto il personale dell'ecclesiarchia si è diretto a un rifugio. Che cos'è? Oh. Porco mondo! E questo... Che diavolo! Ok, eliminati tutti tranne quello là. Madonna, allora aspetta, calma. Vediamo un po'. Quanto male gli faccio? Pochissimo. Pochissimo male. Vabbè, no, non è vero. Un po' alla volta. Ok, portarlo vicino alla torretta è stata una buona idea. Dai, muori. Dai, andiamo. Ok. Bene. Molto bene. Procediamo, va.
Un simpaticone. Mi sa che siamo vicini. Sì, abbastanza. Ah, qui l'obiettivo è salvarli. Il che vuol dire che sono ancora vivi. Questa proprio non me l'aspetta. Oh. Oh, e fatto. Oh, mondo. Dai. Andato. Liberiamoci di questi che tanto vanno a dare fastidio tantissimo comunque. Qui c'è un chest. Grande. Super critico gli ho fatto. Qui c'è un chest e lo voglio. Recoil, unclean. Ok, siamo vicini, siamo molto vicini. Fantastico. Che diavolo è? Allora, sapete cosa? Prima vado qui. Mi libero di questa gente perché tanto romperà le palle questa gente. Arriverà a rompere le palle. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Liberiamoci di quelli piccoli, come al solito. È efficace questo modo di fare le cose. Che pallissime. Uno è andato. Ne sono rimasti uno solo. Quello piuttosto. Vabbè, almeno è gestibile. Vabbè, è gestibilissimo, vai. Overheat. No, porca miseria, pensavo di... Eccoli qua, andiamo. Questa poi. Trovare qualcuno vivo qua è qualcosa di strano veramente. By the grace of the Emperor, an inquisitorial agent at last. In my darkest hours, I almost believed that you had abandoned us. Who are you, and what happened here? I am Brother Tilhart, and I am a sinner. Sinners we all were. We brought this upon us. We should have never have brought a holy relic to this forsaken moon. Could you be more specific, priest? You don't have to worry, Inquisitor. We all went through proper mind-cleansing rituals. Rest assured, I don't remember the name of the Imperial Saint. At least that information is still secure. Who gave you this assignment? A most revered agent of the Holy Ordos. He never told us his name. When did the filth of chaos arrive? When the ancient Anchor engines first manifested problems, I begged my brothers to seek assistance from the cult Mechanicus, but they didn't listen. And then the rotten stigma flared up, the machine started to slow down, and suddenly the moon was teeming with these accursed traitors. Where are they? I'm afraid they have entered the cathedral, but I can tell you the whereabouts of a secret entrance. You must stop them. You should go to my ship. My oath prevents me from leaving this place, Inquisitor, but I'll stay in contact with you all along the way. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Allora, in sostanza, che cosa è successo?
Lui fa parte è un monaco in sostanza, è un prete. Lui faceva parte del gruppo che doveva custodire questa sacra reliquia, quella di cui parlavamo prima. Ma si sono subito accorti che qualcosa non andava perché sono iniziati disturbi warp, eccetera, e poi alla fine sono arrivati i traditori e i cultisti del caos. Avremmo voluto sapere qualcosa di più su che cosa in realtà è successo, ma purtroppo gli hanno cancellato la memoria, cioè su chi gli ha dato questo ordine, praticamente, però gli hanno cancellato la memoria e questo, disgraziatamente, non lo sapremo mai. Però ci ha detto, le forze del caos sono entrate nella cattedrale, c'è ancora tempo per fermarle, anche se sono in vantaggio, c'è un passaggio segreto e lui ci guiderà con le comunicazioni. Molto bene. Ok, bene. Più uno virtù. Molto figo. C'è una bella differenza, eh? 600. Vabbè, sono ancora in vantaggio, quindi quasi quasi ne faccio un'altra di missione, ma proprio al volo. Via via, questa volta vendo tutto così. E c'è qualche altra. Sì. Bene, mo li compro tutti perché tanti soldi ce li ho. Mo li compro tutti. Spero che ne salti fuori qualcuna di più rara. Va bene. Livello 600. Forse fatta questa missione sarà il caso di ricraftare un po' di roba. Perché sicuramente possiamo raggiungere livelli un po' più adeguati. Per esempio, sì, a implant, cioè, stiamo iniziando ad arrivare a livello 50 con gli oggetti, quindi è il caso di armarsi meglio. Comunque, procediamo, ragazzi, oggi ne voglio fare due. Allora, la Black Legion mi ha ostacolato il cammino, anche se non stanno cercando per Uther Tiberius o l'Alfa Paria. I loro piani sono scollegati dalla mia investigazione, ma non possono essere lasciati vivi. Non posso lasciargli distruggere le antiche macchine al di sotto o dietro, al di sotto della cattedrale. Vabbè. Ok. Quindi molto semplicemente devo sterminarli tutti, probabilmente. Non credo che ci siano dei sostanziali obiettivi. Credo di dover girare per la mappa uccidendo tutto quello che mi si pare davanti agli occhi. Ah, no, invece. In other words, I must not let the Black Legion destroy them. Act before it's too late. Place them in the engine rooms before they bring destruction on everything here. Oh. Ah, boh, strano sta cosa. Allora, ci ha appena detto, non dobbiamo solo uccidere tutti, anzi, in realtà la missione non è uccidere tutti. Dobbiamo arrivare alla main room, alla main engine room. Cioè, tipo una sorta di sala macchine principale. Perché la macchina che dobbiamo difendere dall'attacco della Black Legion è la macchina che allevia l'anomalia warp e consente a questo pianeta praticamente di non essere inghiottito dal warp. Il che mi sembra abbastanza importante. Allegramente sbagliato strada. Dannazione. Minchia, si allontana.
troppa strada dovremmo fare. Dovremmo farci largo attraverso non si sa quanta gente, temo. Ah, rieccolo. No, che palle. A posto. Vabbè, gli scontri comunque non sono sempre semplicissimi. Oh no. Apposta, andata. Brother Teelhard, is there anything I should know about these sacred machines? You must be exceptionally careful in the main engine room. We could only imagine what would happen if the Blessed Incas were destroyed. You mean besides being swallowed by the warp surge? There have been rumors. We have been plagued by holy premonitions about a sudden upsurge in the anomaly. Premonitions? I saw a colossal tear in the void. An unrelenting flow of madness spewing calm. Vabbè, sta in sostanza dicendo che cosa può succedere se lasciamo che l'anomalia inghiotta tutto, il che è abbastanza... Aiuto. Beh, ecco, lo sapevo. Un attimo che non ci ho guardato. Che palle. Recoil unclean. A posto. Sono arrivato al limite un'altra volta, ma questa volta sono stato più attento. L'overheat è una cosa veramente fastidiosa. Vabbè, supplies. Procediamo, procediamo. Qua ancora troppo ci manca. Ah, bene. Allora, andiamo prima di qua perché qua sicuro... Ecco, boom. Devo sostituire la Melta Gun. Magari con un'altra Grav Gun. Se si può fare. Effettivamente chissà perché non ci ho mai pensato. Non so se si può fare in realtà. Però... Senti un po'. No, oh, però. Minchia se fa male, però. Vabbè, forse è da tenere
in considerazione un po' di più. Non ho questo tipo di bersagli. Sta arrivando una nave. Che cavolo? E che nave sta arrivando? Cioè, chi vuole... Chi potrebbe volermi raggiungere qui? Non ha senso. Ah, che bello! Un altro di quelli. Un altro di quei bestioni maledetti. Porca miseria. Vabbè. Facciamo il giro largo e prima liberiamoci della gente minore, diciamo così. Grazie. Eccolo che arriva. Non è una grandissima idea. Ah, prima liberarsi di questi, assolutamente. Seria. Wow. Oh, è veramente fastidiosa sta cosa, eh? Ok, adesso tocca a te. Facciamo un bel giretto. Ah, ma è già distrutta, vero? Mannaggia a te. Andato. Ci è voluto un po'. Oh, che palle. Oddio, però potrebbe essere davvero efficace contro certi tipi di nemici. Quasi quasi me lo tengo. C'è un chest e un altro chest. Figo. Punto siamo? Siamo più o meno a metà. Va bene, allora, ragazzi, io interromperei qui la puntata perché sennò qua va veramente
Per le lunghe non penso proprio che riuscirei a finire la missione in questa puntata, purtroppo è un po' esagerato, però vabbè, sono cose che capitano, sono comunque felice di come sta andando avanti. Va bene ragazzi, quindi, per oggi è davvero tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie e come sempre qui in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo ragazzi? A presto!